Riccardo Ferri, si apre oggi un nuovo capitolo della tua vita nera azzurra. Con quale spirito ti prepari a svolgere il tuo nuovo ruolo di club manager della prima squadra? Beh, intanto per me è motivo di orgoglio ritornare a toccare con mano i colori nera azzurri. Lo spirito è quello che ho sempre avuto anche da, da bambino quando sono arrivato all'Inter, quindi tanta umiltà, tanta voglia di fare, tanta disponibilità, educazione e senso dell'appartenenza dell che è una cosa che mi, mi appartiene da sempre e poi indubbiamente la grande disponibilità nei confronti di tutti per far sì che gli obiettivi siano, siano comuni e siano perseguibili. Sei cresciuto nel settore giovanile, hai giocato per l'Inter per 13 anni e sei stato ambassador del club prima di tornare con questo nuovo ruolo. Avresti mai immaginato di vivere tutto questo? Beh, l'ho sognato, l'ho sognato e adesso che sono dentro in questo sogno me lo voglio godere. E, come ho detto prima, lo voglio vedere giorno dopo giorno, cercando di essere eh, produttivo per la squadra, per la società, per tutto l'ambiente, a far sì che tutti noi possiamo, come ho detto prima, raggiungere degli obiettivi importanti. Il tuo legame con l'Inter è fortissimo. Cosa significa per te rappresentare ancora una volta, anche se in forma diversa, questa società? Beh, è una grande responsabilità, come del resto l'ho avuta da giocatore, e, e quindi sapere che il peso della maglia... È importante che la società sia una società ambiziosa e quindi avere un ruolo di società all'interno di un gruppo di squadra è un ruolo secondo me molto, molto bello, ma può, può nascondere anche delle insidie, quindi avrò bisogno della disponibilità di tutti per crescere in fretta ed essere, come ho detto prima, il prima possibile produttivo per il raggiungimento degli obiettivi. In che modo la tua grande esperienza da calciatore potrà esserti utile per svolgere il delicato compito di club manager? Beh, è importantissima perché credo che comunque aver vissuto lo spogliatoio, aver vissuto all'interno di un gruppo di professionisti, anche se eh, in tempi chiaramente lontani, fanno sì che tu possa acquisire delle esperienze, possa acquisire anche quelle sensazioni di capire attraverso gli sguardi, attraverso gli atteggiamenti. Quei giocatori che magari hanno bisogno, che non lo chiedono, ma che con gli occhi magari eh, rispecchiano una, una situazione negativa e vorrebbero esternarla. Qual è la qualità più importante dello spirito interista e che cosa è indispensabile per riuscire a fare bene qui? Beh, è indispensabile il lavoro quotidiano, eh, la capacità di non abbattersi e di non esaltarsi troppo nelle, nelle vittorie. E sicuramente la perseveranza, che non, eh, che non guasta mai, cioè ogni giorno cercare di migliorarsi in tutti i ruoli, non solo i calciatori, ma tutti quelli che contornano l'ambiente e cercare di non lasciare niente al caso, cercare di soffocare tutto quello che può essere controproducente per il gruppo e portare a compimento eh, l'obiettivo che è comune, che, che ripeto, e sono magari log logorroico, è la cosa più importante. <ride> Grazie, benvenuto. Grazie a voi.